Non è certo questo il Cagliari che ci si aspettava, un Cagliari che voleva specchiarsi nella Juventus, lo specchio dorato della squadra bianconera dopo l'esclusione della Champions League, e invece di scoprire di essere un bel cigno ha scoperto di essere un brutto anatrocolo, ma non di quelli che si sanno trasformare poi in bel cigno, un brutto anatrocolo e basta. Quello che già sapevamo erano i giocatori rossoblù e che dovevano interpretare questo ruolo sguazzando e gracchiando o quaccherando per tentare di neutralizzare la squadra bianconera. Era una partita da umili, era una partita per gente che deve lavorare per venire fuori in una situazione difficile. La Juventus invece l'ha affrontata con uno spirito diverso, mandando in campo tutti gli attaccanti e sperando di trovare gli spazi dovuti. Bene, il Cagliari gli era concessi pensando di poter giocare allo stesso modo, concedendo spazio e quindi confrontandosi sul piano tecnico e tattico. I passaggi nella loro qualità non sono stati gli stessi, la copertura non è stata la stessa, il risultato devastante, negativo, 3 gol in 30 minuti, il primo dei quali su calcio piazzato, laddove la squadra cagliaritana, con tutti i giocatori che sanno colpire di testa, non può permettersi di lasciare Cristiano Ronaldo dentro l'area da solo. Quindi a partire da questo errore già dopo 10 minuti, è il segno della superficialità con la quale la squadra cagliaritana ha affrontato almeno la prima ora di partita, lasciando ai bianconeri la possibilità di essere loro i grandi protagonisti, perché messi nelle condizioni di non dover faticare, di non doversi sporcare, di non dover lottare, di non doversi calare nel ruolo di una squadra che doveva lottare. Il Cagliari lo deve fare se vuole salvarsi, a prescindere, lo doveva fare anche contro la Juventus. Non c'era niente a regalare, non c'era niente da concedere, non c'era nessuna reverenza da permettere che poi la Juventus ci calpestasse. Ci ha calpestato anche, se dobbiamo dirla tutta, con un fallo di Cristiano Ronaldo che a parti invertite, che a maglie invertite, forse sarebbe stato giudicato dal rosso, quel piede altissimo sulla faccia di Cragno, che lo stesso Ronaldo, quando ha visto che è stato punito solamente con il giallo, ha detto beh, ci può stare, si è reso conto di averla scampata bene rispetto a quello che poteva essere l'esito. Chiaramente è uno di quegli episodi che poi ti potrebbero anche cambiare la partita, ma che non serve, non deve servire per giustificare il pessimo atteggiamento del Cagliari per almeno un'ora. Ecco, da qui in poi, ma lo abbiamo detto tante volte, troppe volte, tu devi affrontare tutti come se fossero i tuoi ultimi nemici, tutti come se fossero l'ultimo ostacolo da affrontare, tutti come se fossero i denigratori che ti stanno cacciando dal principale campionato di Serie A. Quindi se questo atteggiamento non viene messo in campo, difficilmente si va avanti. Alla Juventus è stato permesso di vincere facile, poteva vincere comunque senza dubbio perché ha i giocatori per farlo, ma non doveva vincere facile. Come ha detto il tecnico, bisognava complicargli la vita, bisognava vendere cara la pelle. Il Cagliari la pelle l'ha venduta cara solamente nell'ultima mezz'ora tentando di giochicchiare, e quando lo ha fatto ha dimostrato che non aveva davanti dei marziani o delle figurine, aveva degli uomini, aveva dei calciatori che anche loro sarebbero potuti entrare in crisi a seconda del risultato che non maturava. Insomma, l'ennesimo passo falso dettato non tanto da aspetti tecnico o tattici, ma dettati da aspetti caratteriali, da cuore e testa, da quel cuore che non si deve mai dimenticare nel momento in cui si indossa una maglia che per noi tifosi è sacra. Ecco, molte volte manca questo. Di fronte alla maglia della Juventus ci si china in modo reverenziale. Non si protesta neanche più di tanto di fronte ad un fallo da espulsione, da potenziale espulsione. Purtroppo è andata così, ma questo purtroppo ce lo saremmo voluti evitare quest'oggi, pensando che siamo in una condizione di classifica dove già oggi potevamo ridurre il distacco con un punto, con una impresa, e potevamo caricarci ulteriormente di quella che è l'adrenalina che serve per i prossimi match, a partire da sabato, quando si andrà a giocare contro lo Spezia. Ecco, una squadra di umili lavoratori, quegli umili lavoratori che quando c'è da lottare, da rimboccarsi le maniche, sanno anche come si affronta la lotta per la salvezza, sanno anche come affrontare le squadre che possono essere le squadre più luminose del campionato. Una lezione? Sì, forse l'ennesima, però è una lezione che non è stata imparata tantissime volte e purtroppo è ancora una volta un ricadere in quelli che sono i difetti di una squadra che probabilmente pensa di avere un animo nobile. Non ha un animo nobile, deve avere un animo legato a quella che è la situazione popolare che si vive in Sardegna, e soprattutto deve capire a fondo la passione, la lotta, lo spirito di sacrificio e il vendere cara la pelle, quella che Semplice aveva promesso e che invece è stata regalata ai bianconeri.